Ciao, nel video di oggi andiamo a realizzare una gonna a pieghe senza il cartamodello, esattamente come questa che la vedete sul manichino. La mia è lunga, ma voi potete tranquillamente realizzare la lunghezza desiderata. In questo video vi farò vedere come sviluppare le vostre pieghe in base alla vostra circonferenza vita affinché riuscite ad avere una gonna che sia adatta tranquillamente alla vostra taglia. Vi farò vedere anche come aggiungere una cerniera invisibile e qualche trucchetto qua e là. Se vi interessa il tutorial, rimanete per vedere i vari passaggi. La gonna che andiamo a realizzare oggi non è altro che un rettangolo largo, molto largo, dove andremo a realizzare delle pieghe per portarlo, alla misura giusta della nostra circonferenza vita. Per cui, per realizzare la gonna dovete andare a prendere due misure, che sarebbe la circonferenza vita e poi la lunghezza della vostra gonna. Io sto utilizzando un numero a caso, un numero tondo, affinché riuscite a capire meglio i calcoli che dovete fare. Nel caso in cui la vostra circonferenza vita misura 80 cm, in quel momento dovete aggiungere i 2 cm per il margine di cucitura. Questi 42 cm che vedete qua è quando andate a tagliare il tessuto, che essendo piegato in due diventeranno 80 diviso 2 saranno 40, più i 2 centimetri diventeranno 42 centimetri. Questi 42 centimetri sarà praticamente la fascia che avremo intorno alla vita, ok? Perché quella deve essere la misura giusta, ok? Poi la parte di sotto della gonna, per come dicevo, è un rettangolo largo 1 metro. Dovreste avere due rettangoli larghi 1 metro, un rettangolo per la parte frontale e un rettangolo per la parte di dietro. La lunghezza sarà a vostra scelta. Nel mio caso la gonna sarà lunga, voglio che sia lunga 88 cm, e in questi 88 cm ho anche aggiunto i 3 cm per la realizzazione dell'orlo, in quel momento sono diventati 91 cm. Ok, se voi per esempio volete una gonna lunga 60 cm, in quel momento dovete aggiungere 3 cm e diventeranno 63. Ok? Il tessuto, parliamo un po' del tessuto, io ho scelto un tessuto morbido perché non voglio troppo volume. Nel caso in cui volete che la vostra gonna abbia più volume, vi consiglio di scegliere un tessuto più rigido, ok? Tenendo conto sempre di questa misura di 1 metro, ok? In quel momento, facendo le pieghe, il tessuto essendo più rigido, in quel momento è più gonfio quando andate a fare le pieghe, ok? Questo dipenderà dal modo in cui volete che la gonna sia. Dopo aver trovato la misura della circonferenza vita e della lunghezza, possiamo andare a tagliare il tessuto. In quel momento riuscirete a capire molto meglio come utilizzare questi numeri. Per prima cosa dobbiamo andare a tagliare la fascia che andrà intorno alla nostra vita, per cui dovete prendere un pezzo di tessuto, piegarlo in due, ok? Io ce l'ho già tagliato, ma dovete piegare il tessuto in due. Se vi ricordate, la vostra circonferenza, per cui abbiamo fatto l'esempio di 80 centimetri, il tessuto adesso è piegato, per cui è diventato 40 più i 2 centimetri. Per il margine di cucitura andremo a tagliare 42 centimetri, ok? Per cui con il tessuto piegato in questo modo dovete andare a misurare, ok, in lunghezza 42 centimetri. Una volta trovati questi 42 centimetri, dobbiamo trovare la larghezza della nostra fascia. Ovviamente questa andrà piegata in due, ma dopo quando andremo a cucire la parte della gonna. Per cui dovete avere, questa è larga 16 centimetri, se non mi sbaglio, sì, 16 centimetri. Per cui sono andata a tagliare la misura giusta della mia circonferenza vita più i 2 centimetri per il margine di cucitura e una larghezza di 16 centimetri, ok? Vediamo, sono 16 centimetri, ok? Dopo aver tagliato la fascia, possiamo andare ad occuparci della parte della gonna. Intanto questa la mettiamo da parte. Andate a tagliare il vostro tessuto per la parte della gonna. Per come dicevo, deve essere un rettangolo che è largo 1 metro. Per poter tagliare meglio, vi consiglio di piegare il tessuto in due, esattamente come lo vedete qua, ok? Il tessuto è stato piegato in due. Sono andata a tagliare, ovviamente in quel momento sono diventati 50 centimetri una volta piegato il tessuto.
E poi ho tagliato la lunghezza della mia gonna. Per come dicevo, nel mio caso saranno 88 centimetri più 3 per loro e sono diventati 91 centimetri. Io ho tagliato in questo modo. Lascio il tessuto piegato perché dobbiamo andare a fare un piccolo calcolo per poter trovare la misura giusta delle nostre pieghe affinché una volta fatte queste pieghe abbia la stessa misura della nostra circonferenza vita, della fascia che abbiamo appena tagliato, ok? Per cui io avvicino, così vi faccio vedere quello che dovete fare. Intanto preparo il tutto, vi faccio vedere il calcolo che dovete andare a realizzare. Allora, per trovare la misura giusta delle nostre pieghe, dobbiamo andare a fare un piccolo calcolo matematico, molto molto semplice però. Prendete la misura della vostra circonferenza vita, per come dicevo in questo caso facciamo l'esempio di 80 centimetri, e andiamo questi 80 centimetri a dividerli per 8. In quel momento diventeranno 10 centimetri. Praticamente questi 10 centimetri saranno la nostra piega. Ok? Nel caso in cui voi avete un risultato, un numero con virgola tipo 9,5 centimetri, in quel momento dovete andare a misurare sulla stoffa 9,5 centimetri. Questi 10 centimetri avranno il simbolo A, ok? Perché dopo, quando andremo ad aggiungere i centimetri della piega sul tessuto, dovete metterli in questo ordine, partendo dalla piega del nostro tessuto, che sarebbe questa. Andiamo prima un A, dopo un secondo A, vuol dire 10 centimetri, poi altri 10 centimetri, dopodiché 2A, che sarebbero 20 centimetri, e in quel momento un altro A. Ok? Poi adesso vi faccio vedere sul tessuto così riuscite a capire meglio. Per cui dovete avere il tessuto piegato in due, ok? Per come dicevo. E andiamo a misurare dalla piega del tessuto 10 centimetri, ok? E questo è il primo A. Nel vostro caso, se avete per caso 9,5 centimetri, andate a misurare dalla piega 9,5 centimetri, andate a fare un segno anche di questo lato, ma anche dall'altro, ok? Vedete che ho fatto da ambedue i lati. Dopodiché un altro A, altri 10 centimetri, poi da questa riga andrò a misurare 10 centimetri. Ho segnato anche qua, ma anche dall'altro lato. Dopodiché, da questo punto andrò a fare il 2A, che vuol dire 2 volte 10, che sarebbero 20, per cui ho misurato 20 centimetri e sono andata a fare un segno qua, ma anche dall'altro lato. Dopodiché mi rimane da segnare un A, che vuol dire 10 centimetri, o la misura ovviamente che avete ottenuto voi. E anche qua ho fatto un segno. Ok? Dopodiché, dopo aver fatto tutti questi segni, questi ci faranno da guida per andare a realizzare la piega in modo perfetto affinché possiamo avere la misura giusta della nostra circonferenza vita. È arrivato il momento di dare la forma alle nostre pieghe. Ovviamente il tessuto è piegato in due, rimarrà così, e dritto con dritto. Questo è il rovescio del mio lavoro, per cui vi ricordo che il tessuto deve essere piegato dritto con dritto. Il dritto deve essere verso l'interno. Per cui questa è la piega del tessuto e qua c'è la prima riga e l'altra che si trova dall'altro lato. Queste due righe le andrò ad unire e andrò a mettere uno spillo in questo modo. Ok, questa sarà la prima piega, quella centrale della gonna, per cui vado in quel momento ad aprire il tessuto esattamente così. E nello stesso tempo anche il tessuto stesso va aperto in questo modo. Ok? E anche qua sistemo per bene il tutto affinché sia centrato da ambedue i lati. E vado a fissare con dei spilli. Ok, dopodiché passiamo a fare le pieghe, la piega di quest'altro lato, di questo lato e poi dall'altro. Per cui andiamo al prossimo punto. Questi sono i 20 centimetri, da me sono un po' di meno, però qua ci sono 20 centimetri, l'esempio che è il calcolo che abbiamo fatto.
andiamo ad unire questi punti in questo modo, ok? Questo eccesso di tessuto deve essere il rovescio nel vostro lavoro. Ok? Vado ad unire i punti, i due punti, vedete? Uno qua e uno qua. E vado anche qua a fissare con dei spilli e vado ad aprire come ho fatto prima. E nello stesso tempo, ovviamente, anche il tessuto. Ok. Va aperto così. E anche qua vado a fissare con dei spilli. E andiamo a fare lo stesso procedimento nell'altro lato. Per cui sistema. I punti sono di questo lato, sul dritto li ho fatti, per cui vedete il punto. E l'altro, qua sono i 20 centimetri e vado ad unirli. Ok, vi ricordo, questo eccesso deve essere sul rovescio del tessuto. E anche qua vado a mettere dei spilli, vado ad aprire e a sistemare la piega. Ok, deve essere così. Ok, vado a sistemare. Perfetto. Questo lato l'ho finito. Lo stesso procedimento dovete fare anche per l'altro rettangolo largo sempre 100, ok? Per cui quello che vedete fare adesso, io lo farò soltanto su un unico pezzo, l'altro sarà praticamente identico. Adesso che avete visto il modo in cui abbiamo realizzato le pieghe, è arrivato il momento di andare a cucire queste pieghe affinché rimangano sistemate nella posizione giusta, ovviamente. Per poter dopo assemblare la nostra gonna, ma per fare ciò andrò a tirare, mi occuperò prima della prima piega, ok? Con i spilli vedete il tessuto si è accavallato e non deve essere così, per cui andrò a tirar via questi due spilli, ok? E rimane soltanto questo dove ho unito, dove c'erano i due segni. Qua rimarrà lo spillo esattamente in questa posizione. Per cui lascio tutto aperto così, questo sarebbe il rovescio della gonna, e andrò a fare una cucitura dritta, ok, partendo da su fino tipo per un centimetro, ok? Giusto un centimetro, farò una cucitura avanti e indietro, ok? Dopo aver fatto questa cucitura qua, andrò a fare lo stesso procedimento anche per le altre due pieghe. Tiro via questi spilli, ok? Apro in questo modo e vado a seguire ovviamente dove c'è lo spillo e anche qua andrò a fare una cucitura dritta per un centimetro e mi rimane l'ultima piega, anche qua uguale, apro, ok? E andrò alla macchina da cucire a fare una cucitura dritta di un centimetro. Dopodiché possiamo aprire e sistemare per bene le nostre pieghe. Dopo aver cucito il tutto, dovete avere una cosa così, ok? Il dritto del lavoro è questo, il rovescio, per cui andremo ad aprire esattamente come abbiamo fatto con i spilli, ok? Uguale deve essere, per cui sistemate per bene affinché da ambedue i lati sia lo stesso. Gli stessi centimetri, ovviamente, ok? Per cui provate a centrare per bene il tutto. Anche stavolta andrò sempre con dei spilli perché devo andare dopo a cucire tutto per il lungo come avevo detto prima. Per cui vado anche qua ad aprire lo stesso procedimento di prima. È una cosa abbastanza veloce.
Ok, adesso andiamo alla macchina da cucire. Ok, andiamo alla macchina da cucire a fare una cucitura dritta tutto per il lungo. Ed ecco, questo è il rovescio del lavoro, il dritto si presenta così. Ok? Vedete? Vi faccio vedere così. Ecco. Il tutto deve essere in questo modo. Qua ci sono dei fili. Ok, dopo aver fatto questa parte, dovete andare a fare ovviamente una identica, perché quello che abbiamo per la parte frontale abbiamo anche per la parte di dietro, per cui ripetete lo stesso procedimento per l'altro rettangolo, ok? Dopo aver realizzato anche l'altro pezzo, dobbiamo andare a fare un piccolo taglio. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto i segni con i centimetri, con i 10 centimetri, per trovare la misura della nostra piega, ci ha avanzato questo segno, ok? Che si trova di questo lato, ma anche dall'altro. Questo qua sarà l'eccesso del mio tessuto che dovrà essere tagliato, per cui, ma voi per essere più sicuri ancora, dipende del tessuto che avete utilizzato, perché basta che utilizzate dei tessuti elasticizzati quando andate a cucire, in quel momento può cambiare leggermente la misura, ok? Di poco, ma può cambiare, per cui vi consiglio di prendere la fascia, la piegate in due in questo modo e misurate, la posizionate esattamente dove si trova il segno e vedete se questa fascia arriva all'altro segno, ok? La mia sì, per cui io devo andare a tagliare questo eccesso. Vi regolate da questa fascia. In quel momento, qua ci sono circa 2 centimetri di eccesso, andrò a fare un taglio lungo la gonna fino giù ovviamente alla lunghezza della vostra gonna. Potete fare un taglio dritto, ok? Tutto per il lungo misurare i 2 centimetri, o se no un taglio inclinato come vedete in questo disegno. In quel momento nella parte di sotto sarà leggermente un po' più largo, ma si vedrà pochissimo, per cui non è obbligatorio. Io andrò a fare questo genere di taglio da ambedue i lati, ovviamente. Fate questo procedimento su tutti e due i pezzi, ok? Fatto ciò, andremo ad assemblare la nostra gonna. Prima di andare ad assemblare il tutto, andrò a realizzare un punto per sorfilatura nei vari pezzi. Se non avete dei punti per sorfilatura nella vostra macchina, potete utilizzare tranquillamente un punto a zigzag, ok? Andate a fare questo procedimento per, come dicevo, per la parte della gonna, ma anche per la fascia. Prendete i due pezzi della vostra gonna e unite dritto con dritto e andate a fare una cucitura soltanto in un lato, ok? Per cui nell'altro lato andremo dopo ad aggiungere la cerniera, per cui fate sì che il dritto guardate dal centro, ok? Questa è la piega centrale e questo praticamente è il dritto della gonna. Vado ad unire il tutto, vado a fissare con dei spilli, dopodiché vado a cucire tutto per il lungo, soltanto di un lato. Dopo aver cucito la gonna in uno dei laterali, dobbiamo andare a cucire la nostra fascia. Ricordatevi che la gonna è aperta, per cui dovete aggiungere la fascia dritto con dritto. Ok? Andrò ad aggiungere in questo modo. Vado a fissare con dei spilli. Dopodiché andrò a fare una cucitura dritta tutto intorno.
Dopo aver cucito la fascia, dobbiamo occuparci dell'altro lato della nostra gonna che dobbiamo andare a chiudere, ma la parte superiore rimarrà aperta perché andremo ad aggiungere la cerniera. Dovete andare a misurare da questa cucitura all'ingiù 18 cm, ok? Dopo aver misurato i 18 cm, dovete aggiungere uno spillo che questo vi farà, sarà il nostro segno dove comincerà la nostra cucitura, per cui io partirò da questo punto facendo qualche cucitura avanti e indietro e andrò all'ingiù fino alla base della mia gonna. Dopodiché, questa apertura dopo andremo ad aggiungere la cerniera, per cui avrete bisogno di una cerniera invisibile, che sarebbe questa, vedete, i dentini sono sul rovescio, una cerniera di circa 28 cm. Io consiglio sempre di prendere una cerniera più grande, così potete avere più margine. Dopodiché taglieremo l'eccesso. La mia è molto più grande, l'avevo solo questa, per cui dopo averla cucita andrò a tagliare l'eccesso. Intanto andate a fare la cucitura all'ingiù della vostra gonna. Dopo aver cucito la fascia è arrivato il momento di occuparci della cerniera, per cui dovete andare a trovare il centro della vostra fascia, per cui andate a piegarla, deve superare questa cucitura di poco, dopodiché andate con una penna a fare un segno, fate questo procedimento anche dall'altro lato, per cui questo è il rovescio della mia gonna, prendo la cerniera. Ok, dopodiché vado a posizionare la cerniera, comincerò a cucire esattamente da dove ho fatto questo punto. Per cui la cerniera deve essere messa in questa posizione, ok? Per cui la andrò ad unire dritto con dritto. Deve essere messa dritto con dritto. La cucitura si farà sul dritto del nostro lavoro, ma i dentini ovviamente devono essere, vedete questa sporgenza dei dentini deve essere verso di voi. Per cui vado a posizionare esattamente dove c'è il segno. Questi dentini leggermente più sotto di qualche millimetro. Ok, vedete la posizione della cerniera? Sarà in questo modo. Vado a fissare con dei spilli. Vado così. Ed ecco qua dove ho iniziato la mia cucitura, per cui io dovrò andare a cucire fino a questo punto. Ok? Vedete, il cursore è all'ingiù, deve essere esattamente in questa posizione. Adesso andrò alla macchina da cucire, metterò il piedino apposito per cerniera e andrò a fare una cucitura vicino a questi dentini. Ok? Poi arrivata in questo punto farò qualche cucitura avanti e indietro, dopodiché andremo a cucire anche l'altro lato. Thank you.
Ho finito di cucire questo lato, il tutto si presenta così per adesso. Vi faccio vedere. Ok, tutto è cucito per bene. Quando andremo a cucire anche l'altro lato, praticamente la cerniera non si vedrà più, ma mi sono scordata di dirvi un piccolo trucchetto per poter cucire così vicino, ok, ai dentini. Per fare ciò, quando andate a cucire, praticamente, se andate ad aprire questi dentini, noterete che c'è una striscia leggermente più accentuata. Ecco, voi praticamente dovete cucirci sopra, man mano che andate avanti, dovete aprire questi dentini. Ok? Vedete questa striscia di qua? Nel momento in cui andate a cucire di sopra, avrete una cerniera invisibile messa in modo perfetto senza utilizzare dei piedini speciali per delle cerniere invisibili, per cui potete tranquillamente con questo modo utilizzare un semplice piedino per cerniera e ad avere un risultato perfetto. Andiamo a cucire l'altro lato della cerniera. Per fare ciò, adesso sono sul rovescio del tessuto, vedete? Non dovete fare altro che aprire in questo modo. Ok? La cerniera rimane con i dentini, vedete, verso l'interno della gonna. Io vado a posizionare, partirò da questo punto, esattamente dove ho fatto il segno, per cui vado a posizionare la cerniera. Per come dicevo, questi dentini devono essere 2 mm un po' più giù del segno che abbiamo realizzato. Vado con dei spilli. Ecco, vedete? Mi porto dietro la cerniera. Ed ecco, poi andate a cucire ovviamente fino ad arrivare alla cucitura della nostra gonna. Ovviamente dovete spostare il vostro cursore. Se avete una cerniera più lunga, lo andate a spostare all'ingiù. Ok? Io vado a fissare il tutto per bene e andrò a fare la stessa cucitura che ho fatto di quest'altro lato. Ho finito di cucire la cerniera. Vi voglio dare un piccolo accorgimento. Prima avevo detto man mano che andate avanti con la cucitura di spostare il cursore più giù. Sì, va bene anche così, ma sinceramente ho fatto fatica un po' a tirarlo fuori, ok? Per cui quando andate a cucire la seconda parte della cerniera sarebbe meglio lasciare il cursore esattamente dove c'è la giuntura delle due parti della gonna, ok? Esattamente come lo vedete qua nell'immagine, così avrete meno difficoltà. Poi vedete voi, comunque anche mandandolo giù il cursore si riesce dopo a tirarlo fuori, dovete soltanto un po' insistere, però esce benissimo, visto che io l'ho lasciato giù e sono riuscita a tirarlo fuori. Per cui vi faccio vedere come si presenta chiuso e così certamente c'è bisogno di stirare per bene il tutto, ma per come vedete la cucitura, la cerniera non si vede per niente. Dopo aver fatto questo procedimento, ovviamente io vado a stirare per bene e ci occupiamo delle ultime rifiniture. Dovete anche andare a tagliare l'eccesso di cerniera nel caso in cui voi ce l'avete, ma quando andate a tagliare l'eccesso vi consiglio di andare a fare qualche cucitura avanti e indietro con la macchina affinché la vostra cerniera non si apra. Dopo aver stirato per bene è arrivato il momento di occuparci della fascia, per cui andate ad aprire in questo modo. Ok, prendete il lato, diciamo l'eccesso che abbiamo e andate semplicemente a piegare. Ovviamente anche questo eccesso della nostra cerniera deve stare verso l'interno, verso il rovescio, ok? Per cui io vado a piegare non verso l'interno della nostra gonna, perché dopo quando andiamo a girare,
si vedrà sul dritto, per cui non va bene, per cui provate a spostarlo, andare a posizionare la vostra il vostro tessuto in questo modo. Parto da sotto, vedete, deve arrivare giusto giusto sotto la cucitura, questa qua, per cui vado a fissare con dei spilli e questo lo potete anche piegare così verso l'interno. Ecco, e adesso non dovete fare altro che andare a fare una cucitura dritta qua, tutto per il lungo. Dopodiché, quando andremo a svoltare, vedete, sarà tutto rifinito, per bene. Dopo aver cucito, potete anche tagliare l'eccesso che io ho già tagliato della vostra cerniera, dopodiché potete tranquillamente girare il vostro lavoro e sarà così, vedete? Sul dritto non si vedrà nessuna cucitura, perlomeno di questo lato. Per cui adesso vedete in automatico il tessuto, la fascia è piegato verso l'interno. Andrò a fissare con dei spilli perché la fascia deve leggermente superare la cucitura che abbiamo fatto, diciamo la giunzione tra la gonna e la fascia. Ok? Deve proprio coprirlo. Andrò con dei spilli, finché tutto sia dritto, vado così tutto intorno e ci vediamo quando arriviamo in questo punto. Sono andata a mettere i spilli tutto intorno. Arrivata in questo punto, dovete piegare il tessuto verso l'interno, anche la vostra cerniera, ok? Dopodiché andate a piegare il tutto. Vi potete anche aiutare con dei spilli. Ok? E l'andate a posizionare in questo modo. Ok, e la fascia è posizionata. Adesso dobbiamo andare a fare la cucitura sul dritto della nostra gonna, per cui dovete andare a fare una cucitura esattamente dove c'è la giunzione tra la fascia e la vostra gonna. Provate a cucire esattamente sopra questa riga che vedete, tutto intorno. Ed ecco come si presenta il tutto dopo aver cucito. Per come vi dicevo, dovete andare proprio a fare una cucitura dove c'è la riga se non volete che si veda troppo la cucitura. Ma se non volete neanche così, che si veda così, in quel momento potete tranquillamente andare a fare delle cuciture a mano nella parte di dietro. A me mi sta bene così e lo lascerò così. Devo ancora stirare. Vedete, il rovescio sarà questo. Adesso ci rimane ancora da cucire quest'altro lato. Se volete potete andare a fare una cucitura dritta a macchina, io andrò a fare una cucitura a mano nella parte rovescia, ok? Perché non voglio che si veda la cucitura, voglio che sia come di quest'altro lato. Per cui prendo ago e filo e vado a cucire sul rovescio. Adesso ci rimane da fare un unico passaggio che sarebbe l'orlo, per cui dovete andare a fare il punto a zigzag o un punto per sorfilatura nella vostra gonna, dopodiché dovete aprire le cuciture laterali e andare a piegare il tessuto circa 2 cm verso l'interno. Ok? Lo vado a piegare circa 2 cm
vi consiglio di andare a stirare perché sarà molto più facile fare questo procedimento. Ok? E vado in questo modo, ok? Tutto intorno alla gonna. Dopodiché possiamo andare alla macchina da cucire e fare una cucitura dritta. Ed ecco, ho finito di cucire l'orlo, il tutto si presenta così. Adesso non mi rimane altro da fare che andare a stirare la gonna per bene e praticamente abbiamo concluso. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, fatele pure nella sezione commenti e io con questo vi dico alla prossima. Ciao ciao!